Dopo il recente pronunciamento della Cassazione che legittima le multe spedite per Poste e i primi dissequestri degli apparecchi in Lombardia, molti comuni ripensano ai TIR per incrementare il proprio magro bilancio, in controtendenza all'amministrazione di Mogliano Veneto, che ha deciso di non reinstallare le famigerate telecamere ai semafori, incubo di molti guidatori. Sicuramente ci saranno la presenza dei nostri vigili urbani agli incroci per renderli più sicuri. Strumenti tecnologici che sono usati per fare altre cose non saranno più utilizzati almeno in questa città. Cittadini che si comportano, gli automobilisti che si comportano in modo corretto non saranno mai sanzionati e né tantomeno saranno imbrogliati. I T-Red sono stati tolti appena mi sono insediato. Si parla molto di crisi. In questo periodo abbiamo acquistato delle nuove biciclette per i vigili, in modo tale da renderli presenti in città anche in queste giornate di mercato, ma non solo. È anche un modo un po' per risparmiare, dato che il costo del carburante sta aumentando in modo esponenziale in quest'ultimo periodo. Molti dei ricorsi vinti finora contro gli occhi elettronici sotto inchiesta si basavano proprio sulla presupposta irregolarità delle modalità di notifica delle multe. Su questo fronte la Cassazione ha tagliato la testa al toro, lasciando poco margine agli automobilisti che hanno fatto ricorso o che intendevano farlo. Ma i T-Red all'amministrazione moglianese non piacciono e quindi basta agguati ai semafori del Terraglio che attraversano la cittadina della Marca. Del resto non è detto che le entrate debbano derivare soltanto dal controllo del traffico.